La modernità è una sfida oggi e soprattutto una sfida digitale. Quelle delle imprese 4.0 che hanno utilizzato gli anni della crisi cominciata nel 2008 per trasformarsi, adottare le reti informatiche e l'automazione, farne uno strumento per vincere sul mercato, non solo quello italiano. Oggi CNA Ferrara ha premiato 20 imprese del territorio, 7 delle quali particolarmente eccellenti, che hanno mantenuto un'anima artigianale e contemporaneamente sono state capaci di vincere la sfida dell'automazione, del digitale e del 4.0. E il paradigma per tutti è quello di impresa 4.0, ovvero un processo di terziarizzazione, di digitalizzazione dei processi aziendali. Questo premio, che è un premio anche all'orgoglio artigiano, all'orgoglio della nostra impresa, oggi è dedicato tutto al tema dell'innovazione, al tema della digitalizzazione. Sono processi fondamentali, le aziende soprattutto del manufacturing, della produzione, ma anche dei servizi che stanno applicando questi processi, stanno vincendo la sfida della competizione internazionale e del mercato, stanno tornando a crescere e noi insieme a loro dobbiamo trovare nuove strade per far ricrescere l'economia del nostro paese. Non è questione di dimensioni di impresa, ha sottolineato Paolo Govoni, presidente della Camera di Commercio di Ferrara, ma di mentalità e di atteggiamento culturale. Il percorso intrapreso dalle imprese di valore CNA costituisce un esempio importante, come ha spiegato il presidente provinciale della CNA di Ferrara, Davide Bellotti, di ciò che serve oggi per accedere al mondo produttivo 4.0. Essere digitali non significa dimenticare il territorio di riferimento, ma anzi valorizzarlo, aprendolo al mondo. L'essere vicino al territorio, essere capace comunque di dare un prodotto particolare, essere capace di, in qualche modo di stare sul mercato con una specificità, rimane un fattore di grande importanza. Cambia il modo con cui ci si pone, il modo con cui ci si fa conoscere, il modo che è necessario per potersi raccordare e riuscire anche a essere riconosciuti ed essere sul mercato internazionale. Ecco, questi elementi diventa un elemento naturalmente da interiorizzare da parte delle aziende, ma che dove è necessario l'assistenza, l'accompagnamento, l'aiuto e la costruzione di reti e la capacità quindi di stare sul pezzo. Sono 8 le imprese che con il contributo di CNA Nazionale, di CNA Ferrara e della Camera di Commercio saranno presenti con uno stand collettivo all'edizione 2018 del Salone del Restauro, in programma alla Fiera di Ferrara dal 21 al 23 marzo. La presenza delle imprese CNA vuole essere una vetrina delle eccellenze, delle capacità professionali e dei saperi di un mondo artigiano che concorre da sempre all'elevata qualità del settore del restauro in Italia, ma anche delle nuove specializzazioni tecnologiche e creative espresse da diverse imprese dal carattere nettamente innovativo. La novità di quest'anno è la collaborazione tra CNA e Regione Emilia-Romagna, che con il supporto dei due cluster regionali, industrie culturali e creative e edilizie e costruzioni, darà l'opportunità alle imprese artigiane di CNA di organizzare incontri a tu per tu con esperti della fiera, imprese, istituzioni.